ma dove sta andando questa mentre cammina? Buio, luce, bambina moribonda. Compiti, veramente, oggi tantissimi, non ce la fa più. Bambina sul letto che mangia cioccolato, no! E le devo cambiare la maglietta perché mi ha appena gridato da là dentro, guardate. Sembra una bambina tipo, non lo so, abbandonata. Giuliana! Che monella che sei! Mi ha detto, mamma, mi sono bagnata, quindi cambiamo la maglietta. Bambina cambiata. Saluta. Prima saluti e poi dici no. Comunque la sto portando via dalla cameretta perché non esiste mangiare sul letto. È perché mi è scappata un attimo. Che c'è? C'è un altro attaccato qua dietro. In tutto questo io stavo facendo due piatti. Dici sì, tu inizi così un vlog mentre stai facendo due piatti alle 8 e... sì, sono le 20 e 10. Si vada? Si vada? Sì, le 20 e 10, però un pochino mio marito sarà a casa. Stavo levando due cosine dal lavandino e niente, volevo intanto iniziare un vlog, magari dove facevo qualche bella inquadratura dove vi facevo vedere... le immagini di quando lavi i piatti per darvi un po' di motivazione, ma niente, quella là mi ha chiamato, dice mamma, bagnata tutta! Insomma, sono corsa. Ho iniziato questo vlog perché volevo parlare un attimino con voi guarda che bel livido che c'ho qua. È bruttissimo, cioè mi fa magari senso, ragazze, guardate. Da dentro si stanno ammazzando, sento le urla. Bambini! Questo qua me lo sono fatta il lunedì dell'angelo, la Pasquetta. Dimmi che è morto. Giuliano, che fa? Mi sono pelusci in bocca. Ed è soffocato? No. Oh, tutto a posto. Che carino mio figlio. Sembra una volante della polizia. Mi dice qualsiasi cosa. Niente, magari i piatti li ho lasciati là. Stavo dicendo che questa me la sono fatta per Pasquetta e mi sono incastrata il dito, cioè la pelle, la carne. Tra due mattoni, dici che ci facevano dei mattoni su nel terrazzo, erano là per antivento, ecco, per fare da peso. Fare da peso, fate finta che non li sentite. Fare da peso per non far volare le cose. Mamma non c'è. Guarda che fanno. Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti, Giuliana ha i piedi lì a per terra perché se cade si spacca la faccia. La smettete? Sì, stavo dicendo che tipo l'avrei bevuto 20.000 volte forse antivento comunque. Mi sono fatta malissimo, ragazze, non mi era mai successo in vita mia, mi spunta sul livido nel dito, cioè nel polpastrello. Prima volta, niente, spunta nei lividi anche qua. Che stavo dicendo? Che ho iniziato questo vlog perché per parlare del detersivo lavatrice del penultimo video che ho fatto, perché ci sono stati un po' di commenti, non brutti commenti, dove esprimevate la vostra opinione, a cui volevo rispondere. Vado a finire i piatti e ne parliamo. Dimmi non urlate. Allora, inforniamo due pizze. Sono buone col salamino. Facciamo una col salamino e una la volevo ai formaggi. Mio marito quando arrivano le pizze all'hard discount le prende. Ok, così le dividiamo, magari facciamo mezzo e mezzo. Facciamo così. Queste due. Due. Perché non sei la macchina?
aspetta. Non ho messo sto coso. Guarda. Sopra e sotto ventilato, ok. Raga, voi lo mettete ventilato o statico quando fate le pizze? Fatemi sapere. Sto plaid, ragazzi, ve lo giuro, lo odio. Lo lavo, lo rilavo, ma è sempre qua. Cioè, l'inverno non finisce, ma sembra che non finisce mai. Io ho tolto il vizio della sigaretta, però mi è rimasta questa. Cioè, o meglio, sono passata a questa, a quella elettronica. Però già per me, per come sono fatta io, per come ero legata alla sigaretta e per come non riuscivo a smettere, era da tanti anni che ci provo, per me già è una grandissima conquista. Dico, noi dobbiamo festeggiare le conquiste e le vittorie. Per me, per come sono fatta, è una grandissima vittoria. Giuliana, e basta, prima si bagna lei, ora sta bagnando la tovaglia, mi fate parlare. Stanno mangiando loro, io aspetto mio marito, ho le pizze in forno. Niente, che cosa volevo dire? Praticamente c'è stato questo video del detersivo fai da te e io ho fatto vedere che stavo mettendo una lavatrice con lavaggio a 45 gradi, no scusate, 45 minuti, lavaggio a 40 gradi. Ci sono stati molti commenti dove mi dicevate che secondo voi con un lavaggio così breve i vestiti non vengono puliti, che addirittura fate lavaggi di 2 ore. Io questi tipi di lavaggi li facevo all'inizio che mi sono sposata. Perché non... Mamma mia, un calcio mi arriva. Perché non avevo così tanta roba da lavare e poi non sapevo usare bene la lavatrice e quindi avevo la paura che non venissero puliti i vestiti e facevo lavaggi di 2 ore. Allora raga, scappo io perché altrimenti non si capisce neanche cosa sto dicendo. È una cosa che non sopporto quando io parlo. Giustamente loro sono piccoli, mi parlano sopra e non si capisce quello che sto dicendo. Che stavo dicendo? Che praticamente questi lavaggi così lunghi io li facevo all'inizio sposata perché non avevo la paura che i vestiti rimanessero sempre sporchi, non conoscevo ad esempio gli smacchiatori, non sto dicendo che voi non conoscete gli smacchiatori, sto parlando di me, non conoscevo gli smacchiatori, non sapevo usare bene la lavatrice. E quindi facevo questi lavaggi così lunghi. Parlando con mia mamma mi ha detto: ma perché tu fai questi lavaggi così lunghi? È un sacco di luce sprecata, perché vengono strapuliti, cioè non ce n'è bisogno, soprattutto se sono vestiti che praticamente laviamo ogni giorno. Noi almeno viviamo così, noi mettiamo e non rimettiamo il giorno dopo, mettiamo nella cesta dei vestiti sporchi. Anche noi grandi, cioè è raro che una cosa me la metto per 2 volte di seguito. I bambini ancora di più, cioè praticamente li cambio anche 2 volte al giorno. Quindi se io dovessi andare a fare dei lavaggi così lunghi come tempo, io avrei sempre la roba sporca, non ci arriverei mai. E poi a parte tutto, sono sicura di quello che dico. I miei vestiti vengono puliti, ma non solo i miei, perché in tanti hanno commentato che fanno lavaggi di 40 minuti, di 45, quello di 30 ragazze no, è troppo poco. E poi ve ne dirò un'altra, con quello di 30, se vogliamo, perché la lavatrice non è che si avvia parte tipo un razzo spaziale, non la fermiamo più, possiamo dargli delle dritte, con quello di 30 minuti si può anche fare che a metà lavaggio li facciamo rimanere, cioè mettiamo in pausa, li facciamo rimanere un po' in ammollo, questo qua è un trucchetto per risparmiare luce. Rimanendo un po' in ammollo è come se il lavaggio durasse di più e poi lo facciamo ripartire e quindi praticamente come luce avremmo sprecato sempre 30 minuti, ma il lavaggio è stato più lungo. Io non lo utilizzo questo da 30 minuti, è una cosa che facevo prima e che faccio comunque ogni tanto se è roba proprio pulita. Bambini e basta, sono esaurita raga. Quasi sempre utilizzo questo da 45 minuti, 40 gradi, è quello giornaliero che io utilizzo e va benissimo. Va benissimo anche per la roba macchiata, c'era un commento dove qualcuno affermava, qualcuno di voi, non mi ricordo adesso il nome, sempre con i modi, dico, non stiamo parlando di brutti commenti ragazze, stiamo pur parlando, cioè, sto spiegando che cosa ne penso di questo tipo di lavaggio e perché lo utilizzo. Sto spiegando che comunque i vestiti vengono puliti comunque, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, è giusto, a casa propria.
un commento dove c'era scritto che i vestiti non venivano puliti. Non ditemi il contrario perché vengono sporchi. No, perché io ho due bambini, soprattutto i vestiti dei bambini, c'era scritto nel commento, non vengono puliti. Io ho due bambini che si sporcano. Ragazzi, avete visto la maglietta di Giuliana come stava messa? E vi dirò che mettendoli in lavatrice, anche senza lo smacchiatore, a 40 gradi, in 45 minuti, la maglietta è smacchiata. Se poi sono macchie difficili, dove magari appunto la maglietta è stata magari... Perché io li metto in lavatrice subito, ragazze, o se è il caso anche a mano gli do una bottarella, ecco, nella macchia. Se sono macchie che comunque si sono seccate, ma non capita quasi mai da me, quindi tutto è pure come si vive la routine lavatrice, quello che si fa, vado a mettere uno smacchiatore prima, vado a pretrattare la macchia con lo smacchiatore prima, ma solamente cioè senza acqua, quello dell'unico se non mi sbaglio, adesso ve lo faccio vedere. Ecco ragazzi, è questo, ma l'avevo fatto vedere anche in altri video, questo qua che ha direttamente la... Aspettate, una mano viene male. Ok, così è così. Ma penso che l'abbiate visto miliardi di volte. E si va a pretrattare direttamente la macchia. La pizza no. Ha già mangiato. Io ho detto la pizza, lui dice la pizza no. Niente, sembra il discorso dei pazzi. Sono di nuovo qua. Dito davanti la videocamera. Insomma. Che stavo dicendo? È che i vestiti mi vengono puliti. Questo stavo dicendo. Se parliamo di smacchiare, se parliamo di igienizzare, idem, perché ormai anche a basse temperature ci sono dei detersivi igienizzanti. Quindi dico, non è che vengono sporchi o sono pieni di batteri, e poi i batteri sono ovunque, stanno dappertutto. Ci sono quelli buoni, ci sono quelli cattivi, quelli buoni camminano anche nella nostra faccia. Che schifo. Comunque, era per dire, così. Che stai facendo? Non ce la faccio più. Discorso detersivo, lavatrice fai da te. Non l'ho creato io ho solamente riproposto la ricetta, modificata un attimino per il profumo e per il fatto che magari a mamma chimica è venuto un po' più solido, ho messo un po' più acqua e quindi mi è venuto un po' più diluito. Ma sempre vi dico, andate a guardare il blog di mamma chimica e anche il video in questione, così vi renderete conto. Questo tipo di detersivo non è con ingrediente a casaccio, quindi comunque va anche ad igienizzare, cioè non va solamente a smacchiare, dico, è privo di profumo, privo di schifezze, privo di sostanze che non servono a niente e che sono nei detersivi in commercio, ma funziona come un normalissimo detersivo, quindi non è che perché vado a fare il lavaggio a 40, di 45 minuti vengono sporchi. Niente, ci tenevo a dire questa cosa. Ma non perché mi sia sentita come se mi avete dato della sporca, vestiti vengono sporchi, no, più che altro perché ho visto che anche molte altre donne che stai facendo lavano come me. E volevo spiegare, diciamo, il mio percorso psicologico, ecco, che cosa mi scatta in testa del perché io li lavo così. Non è che li lavo così ad muzzum, quasi dice, a casaccio. E dico, c'è un fondamento, vengono puliti ugualmente. Altra cosa e altro paio di maniche per me è per i vestiti bianchi. I bianchi io li lavo a 60 gradi. Quello non me lo leva nessuno, i bianchi li lavo a 60 gradi, sia per una questione di colore. Aspetta, amore mio, sì, amore. Pubblicitaria, ho dovuto tagliare questo qua, era la confezione dell'uovo di Pasqua, quello artigianale che ha ricevuto dai miei genitori, che è bellissima la stoffa, ragazze. E lei mi ha detto, me lo vuoi mettere, me lo vuoi mettere? Io ho fatto un buco, ragazze. Guardate che gonna, vieni qua, vieni avanti, principessa. Sei bellissima, gira, 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 gira su te stessa, wow, cioè, ma noi potevamo risparmiare i vestiti per l'abito di carnevale, me la penso per il prossimo anno. Stavo dicendo che, mi fa morire quella dietro di me, che per i bianchi lavo a 60, per una questione appunto di sbiancare,
Sì, anche di igienizzare, ma si igienizza anche a 40 gradi e si igienizza anche con 45 minuti. E lavo a 60 e faccio fare il lavaggio più lungo, quello da 59 minuti, cioè quello da un'ora. Proprio per sbiancare i vestiti, ragazze. Questa è una cosa che non vengono nello stesso modo se li fate lavare a 45. Cioè, se li fate lavare, per me, se li lavo, parlo per me, con lavaggio di 45 minuti a 40 gradi non è la stessa cosa e non vengono nello stesso modo per me di quando li lavo con lavaggio di un'ora a 60 gradi. Parliamo dei bianchi. Perché stai picchiando il cane? Ma io non ho amore, no! Povero cane, vieni, amore mio. Amore della mamma, vieni qua che c'è il timiscilo, amore mio. Ecco, adesso qualcuno dirà che schifo, ha baciato il cane. 12 anni che ce l'ho a casa mia figlia. È la mia prima figlia. Prima dei miei figli, lei è stata le mie prove generali per la maternità. Io insegno ai miei figli che gli animali non si toccano. Ma assolutamente sono... Quando toccano gli animali, ci diventa una pazza. Gli insegno che non si toccano. Gabriele lo sa benissimo perché è più grande. Giuliana lo sa, ma quando oscilla... Vuole da mangiare, cioè Giuliana ha qualcosa in mano e Scila vuole prendergli quello che ha dalle manine lei, cioè gli va dietro, perché poi Scila non si permette di prenderglielo dalle mani, no. Se lei lo butta per terra allora sì, ma dalle manine no, perché anche gli animali capiscono che sono bambini. Per chi non ha animali sembra strano, ma è così. Dico, quando lei gli va dietro che odora, che vorrebbe il cibo di Giuliana, Giuliana gli dà schiaffi. No, gioia. Amore mio. Ma che stai facendo? Va bene, ragazzi, c'ha il coso dell'aspirapolvere, sta tirando fuori. Mi fa morire con questa gonna. Ok, chiudi che è meglio. Bellissima. Cioè, ma poi non c'è bisogno nemmeno di cerchio. Allora, io lo chiudo qua questo vlog mini, long, non lo so com'è stato, raga, non lo so, era più che altro che volevo spiegare questa cosa e appunto puntualizzare sul discorso detersivo lavatrice, l'efficacia, ragazza, è fantastico e me l'hanno detto anche tantissime di voi nei commenti, quindi provatelo. E mi saprete dire, veramente, veramente funziona alla grande. Un altro appunto che ho detto anche nel video, ma non mi sono prolungata nella cosa, è il che lui è... Dove siamo? Al mercato. Cioè, l'altro risponde ancora urlando ancora di più della sorella, che è praticamente il detersivo lavatrice che mi state facendo diventare pazza, che già a quest'ora i miei neuroni se ne sono andati tipo non so dove, la matita tipo mi sta arrivando tipo qua sotto e il cervello non li ho più. Stavo dicendo che lui è già completo, cioè per come l'ha creato mamma chimica è già completo, cioè l'acido citrico fa anche già da addolcitore, quindi da ammorbidente. Però possiamo dosarlo, dipende dalla durezza dell'acqua, quindi possiamo metterne invece di 100 grammi, 200 grammi. 100 ml, 200 ml, quelli che sono. Ma possiamo anche metterlo a parte in più. Anch'io. Scusa, sto finendo e chiudo. Possiamo metterlo a parte in più, cioè ce ne stanno 100 grammi nel detersivo lavatrice, possiamo metterne in più nel lavaggio, ad ogni lavaggio, e magari possiamo metterci qualche goccina di olio essenziale che più ci piace, perché comunque il profumo, quello che io sono andata a mettere, le goccine di olio profumato nel detersivo, mi servivano, ve l'ho detto nel video, infatti mi servivano solamente per una questione di profumo quando aprivo la confezione, perché poi il detersivo viene risciacquato, i panni vengono morbidi, però non profumano di lavanda delle goccine che ho messo io, profumano hanno il profumo del Winnis, praticamente del detersivo dei piatti che noi andiamo a mettere, leggero profumo del Winnis, cioè non vi immaginate che sembra che avete uscito un piatto dalla lavatrice, no, ed è gradevole, è bello come profumo, mi piace. Se vogliamo ulteriore profumo, cioè un profumo che persiste nei capi, mettere delle goccine, mio marito adesso non si capisce più niente perché pure il canabaia,
mettere delle goccine di olio essenziale nell'acido citrico e metterne qualche goccina, un pochino, ad ogni lavaggio, come vuoi evidente. In questo vlog lo chiudo qui, tra il cane che abbaia, sembriamo i pazzi al manicomio. Vi mando un grosso bacio, spero che non ci siano stati equivoci su quello che ho detto. Apro a mio marito, che poi non è rimasto fuori. Un bacio a tutte e ci vediamo al prossimo video.